Ti sei mai chiesto se c'è un lato nascosto di te che non conosci? Molti credono che per essere felici sia necessario ignorare le proprie ombre interiori, ma Carl Jung ha dimostrato il contrario. Guarda fino alla fine e scoprirai come le intuizioni di Jung possono trasformare la tua vita, rivelandoti verità scomode ma liberatorie che cambieranno per sempre il modo in cui ti vedi e comprendi il mondo. Oggi sei la benvenuta o il benvenuto su Ricarica Mentale. Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per altri video trasformativi. Carl Gustav Jung è stato un medico psichiatra, psicologo e saggista svizzero, figura chiave nella fase iniziale della psicoanalisi. È stato uno dei discepoli di Freud che successivamente ha differito le proprie opinioni fino a sviluppare diverse scuole di terapia. Jung è conosciuto, tra le altre cose, per aver creato il concetto di inconscio collettivo. La vita non può essere felice senza un po' di oscurità. La tua visione sarà più chiara solo quando potrai vedere dentro il tuo cuore. Chi guarda verso l'esterno sogna, chi guarda dentro di sé si risveglia. Una persona non si illumina immaginando figure di luce, ma rendendo consapevole l'oscurità. La cosa più spaventosa di tutte è accettarsi completamente per quello che si è. Non sono ciò che mi è accaduto, sono ciò che ho scelto di essere. La vergogna è un'emozione divoratrice di anime. Il privilegio di una vita è diventare chi realmente si è. Sei ciò che fai, non ciò che dici di voler fare. Ciò che ci irrita negli altri può portare a comprendere ancora di più noi stessi. Non c'è nascita di coscienza senza dolore. Le persone hanno bisogno delle difficoltà, sono necessarie per la salute. Conoscere la propria oscurità è il miglior metodo per affrontare l'oscurità degli altri. Tutto dipende da come vediamo le cose e non da come sono di per sé. Dove governa l'amore, non esiste il desiderio di potere, e dove predomina il potere, c'è mancanza d'amore. Uno è l'ombra dell'altro. Senza libertà non può esistere moralità. Ciò che resisti persiste. L'incontro di due personalità è come quando entrano in contatto due sostanze chimiche. Se si produce qualche reazione, entrambe vengono trasformate. La scarpa che calza bene a una persona stringe a un'altra. Non esiste una ricetta di vita per tutti. Il debito che abbiamo con la nostra immaginazione è incalcolabile. Se c'è qualcosa che desideriamo cambiare in un bambino, prima dobbiamo esaminarlo e vedere se non è qualcosa che dobbiamo cambiare noi stessi. I bambini apprendono da ciò che gli adulti fanno, non da ciò che dicono. Il compito delle persone è prendere coscienza dei contenuti che ascendono dall'inconscio. Il pendolo della mente oscilla tra ciò che ha senso e ciò che non ha senso, non tra giusto e sbagliato. Pensare è difficile, per questo molta gente giudica. La conoscenza non dipende unicamente dalla verità, ma anche dall'errore. La persona che non è passata attraverso l'inferno delle proprie passioni non le ha ancora superate. Non esiste tale cosa. Come un introverso o estroverso puro, una persona così si troverebbe in un manicomio. Nessuno, mentre si muove tra le caotiche correnti della vita, è libero da problemi. Quando non si comprende una persona, si tende a considerarla un idiota. La persona che promette tutto probabilmente non mantiene nulla. Quando non si prende coscienza di una situazione interna, appare esternamente come destino. La resistenza alla massa organizzata può essere portata avanti solo da chi è organizzato come individuo. Chi si è reso conto che la storia non si trova nei libri spessi, ma vive nel nostro stesso sangue, segue quel desiderio e quella via che l'esperienza conferma essere la sua. La grande tragedia di una famiglia è la vita non vissuta dei genitori. Dove regna la saggezza, non esiste conflitto tra pensare e sentire. Le persone faranno qualunque cosa, per quanto assurda possa essere,
per evitare di affrontare la propria anima. La pienezza non si raggiunge tagliando una porzione di se stessi, ma integrando tutte le parti. La ragione del male nel mondo è che la gente non è in grado di raccontare le proprie storie. Le notti, attraverso i sogni, raccontano i miti dimenticati dal giorno. Ogni vita umana ha potenziale. Se quel potenziale non viene realizzato, allora quella vita sarà sprecata. Tutti coloro che cercano di fare entrambe le cose, adattarsi al proprio gruppo e nel contempo perseguire i propri obiettivi personali, diventano nevrotici nella propria vita. Non può esserci trasformazione dell'oscurità in luce, né di apatia in movimento, senza emozione. Non possiamo cambiare nulla fino a quando non lo accettiamo. Condannare non libera, ma opprime. La parola felicità perderebbe senso se non fosse bilanciata dalla tristezza. È molto meglio prendere le cose come si presentano, con pazienza e equilibrio. Ricordiamo sempre, con affetto, quei professori brillanti, ma quelli che hanno toccato i nostri sentimenti li ricordiamo con gratitudine. In ogni caos esiste un cosmo, in ogni disordine un ordine segreto. Una persona sana non tortura altre persone. Generalmente, è il torturato che si trasforma in torturatore. I problemi più grandi e importanti della vita sono fondamentalmente irrisolvibili. Non saranno mai risolti, ma superati. La mente creativa gioca con gli oggetti che ama. Fino a dove possiamo capire, l'unico scopo dell'esistenza dell'essere umano è accendere una luce nell'oscurità dell'essere. Ogni forma di dipendenza è cattiva, non importa se è droga, alcol, morfina o idealismo. Spesso le mani risolvono misteri che l'intelletto non è riuscito a risolvere. Comprendere non cura il male, ma è un aiuto definitivo nella misura in cui uno può affrontare un'oscurità comprensibile. Se una persona non sa cosa sia qualcosa, sapere cosa non è aumenta la sua conoscenza su di essa. Fammi vedere un uomo sano e io lo curerò per te. I conflitti più intensi, se sono risolti, lasciano una sensazione di sicurezza e calma che non è facilmente perturbabile. Nella vita, la cosa più piccola con senso vale più di qualcosa di grandioso che ne è privo. La psiconeurosi deve essere infine compresa come la sofferenza di un'anima che non ha ancora scoperto il suo senso. L'orgoglio inganna sempre noi stessi, ma in fondo, sotto la superficie della nostra coscienza, una piccola e pacifica voce ci dice che qualcosa non va. Non dobbiamo pretendere di comprendere il mondo unicamente utilizzando il nostro intelletto. Il giudizio dell'intelletto è solo una parte della verità. I grandi talenti sono i frutti più belli e spesso i più pericolosi dell'albero dell'umanità. Questi pendono dai rami più sottili che si spezzano facilmente. La nevrosi è sempre il sostituto di una sofferenza legittima. Nel mio caso, il progresso del pellegrino consistette nel dover scendere migliaia di scale fino a quando non riuscii a raggiungere il piccolo pezzo di terra che sono. Oggi tutti sono consapevoli che le persone possiedono complessi. Tuttavia, ciò che non è altrettanto noto, sebbene sia teoricamente più significativo, è che i complessi possono aiutarci a mantenere una certa distanza dalla morte. Questo aspetto è malsano e anormale, poiché priva la seconda metà della vita del suo vero scopo. La parola credere mi risulta complicata. Non credo semplicemente, ho bisogno di avere una base solida per certe affermazioni. Se conosco qualcosa, è perché ne ho esperienza diretta, non ho bisogno di avere fede in essa. I sogni sono le espressioni che orientano la nostra anima. Perché non iniziare ad amarli e a farne un elemento importante della nostra vita quotidiana, cercando di comprendere i loro misteri? Consideriamo felici coloro che dall'esperienza di vita hanno imparato a sopportare i loro mali senza esserne sconfitti.
Le folle possono facilmente diventare terreno fertile per problemi di natura psichiatrica. Nel profondo del nostro cuore brilla una luce, ma c'è anche un dolore che rappresenta la radice del nostro essere. Affrontare i contenuti dell'inconscio è diventato fondamentale per noi. L'urlo, in fondo, è solo un rumore e non una melodia. Se una donna attraente è single, è perché è più intelligente degli altri. Tutti i lavori dell'uomo hanno la loro origine nella fantasia creativa. Che diritto abbiamo di disprezzare l'immaginazione? Senza giocare con le nostre fantasie, non è possibile realizzare alcun lavoro creativo. È un fatto che non si può negare. La malvagità di un altro diventa la nostra malvagità perché accende qualcosa di malvagio nel nostro cuore. Un essere umano non vivrebbe più di 70 o 80 anni se la sua longevità non avesse un significato per la specie. Il tramonto dell'essere umano deve avere anch'esso un significato proprio e non essere semplicemente un triste complemento della sua alba. Il vino della giovinezza non sempre si schiarisce con gli anni, a volte diventa torbido. A volte c'è una notevole differenza tra il genio e le sue qualità umane, tanto che ci si domanda se sarebbe stato meglio avere un po' meno talento. Lo sviluppo mentale progressivo significa, in effetti, l'estensione della coscienza. Il missionario cristiano può predicare il Vangelo ai poveri pagani, ma i pagani spirituali che abitano in Europa non hanno ancora sentito nulla del cristianesimo. Il simbolo di Cristo è di grande importanza per la psicologia, poiché probabilmente è uno dei simboli più sviluppati e differenziati dell'essere, a parte la figura di Buddha. Come posso essere reale se non emetto un'ombra? Devo avere anch'io un lato oscuro se voglio essere completo. Si dice che nessun albero può crescere fino al cielo senza che le sue radici abbiano raggiunto l'inferno. Il miglior lavoro politico, sociale e spirituale che possiamo fare è quello di ritirare la proiezione della nostra ombra dagli altri. La prima metà della vita si occupa di formare un ego sano, la seconda metà è andare dentro e lasciarlo andare. Ci incontriamo una e un'altra volta con migliaia di travestimenti sul cammino della vita. Non commetterò la stupidaggine di moda di considerare tutto ciò che non posso spiegare come frode. Le parole sono come animali vivi e con una volontà propria. Ho trattato diverse centinaia di pazienti, tra cui si trovavano persone nella seconda metà della loro vita, maggiori di 35 anni. Non ce n'è stato uno il cui problema non fosse quello di trovare una visione religiosa della vita. Ora ci troviamo in una posizione migliore per osservare gli istinti degli animali, poiché ci siamo abituati a descrivere le nostre azioni e a cercare spiegazioni razionali per esse. L'essere umano non è una macchina che può essere riprogrammata per scopi diversi a seconda della situazione, aspettandosi che funzioni allo stesso modo di prima. Porta con sé tutta la sua storia. Nella sua struttura è scritta la storia dell'umanità. La solitudine non deriva dal non avere persone intorno a sé, ma dall'incapacità di comunicare le cose che sono importanti per noi o di avere punti di vista che per gli altri sono inammissibili. In un bambino, la coscienza si eleva dalle profondità della vita psichica inconscia, inizialmente come isole separate che si uniscono gradualmente formando una massa continentale continua di coscienza. Basata sulla filosofia naturale del Medioevo, l'alchimia forma un ponte, da un lato verso il passato, al gnosticismo, e dall'altro verso il futuro, alla psicologia moderna dell'inconscio. Per una persona giovane è quasi un peccato o almeno un pericolo essere preoccupata per se stessa, ma per una persona anziana è un dovere e una necessità prestare attenzione a se stessa. L'inconscio collettivo consiste nella somma degli istinti e dei loro correlati, gli archetipi. Così come tutti hanno istinti, tutti possiedono anche un insieme di immagini archetipiche. Nasciamo in un momento dato, in un luogo determinato e, come accade con il vino,
abbiamo le qualità dell'anno e della stagione in cui nasciamo. L'astrologia riguarda solo questo. La vita inizia davvero a 40 anni. Prima di allora stai solo investigando. Ecco che siamo giunti alla fine di questo viaggio nella mente e nel cuore di Carl Jung. Speriamo che queste lezioni di vita ti abbiano ispirato e offerto nuove prospettive su te stesso e sul mondo che ti circonda. Se queste intuizioni ti sono piaciute, non dimenticare di lasciare un mi piace e di iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi video dedicati alla crescita personale e alla psicologia. Esploriamo sempre nuove idee che possono arricchire la tua vita e aiutarti nel tuo percorso. Attiva la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornato sui nostri contenuti e unisciti a questa comunità di persone curiose e motivate. E non dimenticare, il sapere si moltiplica quando viene condiviso. Se conosci qualcuno che potrebbe trarre beneficio da queste lezioni di Jung, condividi questo video con loro. Potrebbe essere proprio quello che stavano cercando. Scrivi nei commenti qui sotto quale lezione ti ha colpito di più o se c'è qualche altra figura o tema che ti piacerebbe esplorare con noi. La tua opinione è importante e ci aiuta a crescere insieme. Grazie per essere stati con noi oggi. Ti auguriamo un percorso di scoperta e realizzazione personale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Fino ad allora, ricorda, l'incontro di due personalità è come il contatto di due sostanze chimiche. Se c'è una reazione, entrambe si trasformano. Grazie di cuore, da Ricarica Mentale.